Il sito giornalistico Wikileaks scatena una bufera diplomatica pubblicando i verbali e i giudizi espressi da diplomatici americani sui governi e sui leader di tutto il mondo. Incapace, vanitoso e inefficiente, come leader europeo moderno, un leader fisicamente e politicamente debole, le cui frequenti lunghe nottate e l'inclinazione party significano che non riposa a sufficienza. Queste le parole dell'incaricata d'affari americana a Roma, Elizabeth Dibble, sul presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ma nei documenti diffusi da Wikileaks ce n'è per tutti, da Sarkozy, che viene definito un imperatore senza vestiti, e Angela Merkel, che evita i rischi ed è raramente creativa, si legge in un documento. Giornata decisiva per i rifiuti a Napoli, oggi infatti ci sarà l'incontro tra il ministro Raffaele Fitto e le regioni. È partito nel frattempo il piano straordinario di raccolta, al quale parteciperanno più di 400 militari, che saranno affiancati da consorzi e aziende incaricati della rimozione dei rifiuti. Maltempo in tutta Italia, neve al nord, al centro le forti piogge hanno provocato allagamenti e frane, smottamenti e allagamenti in Toscana, in Umbria e nelle Marche. Il maltempo ha complicato anche i collegamenti marittimi e le precipitazioni nevose hanno interessato ben 800 km della rete di autostrade per l'Italia. Questa notte, a poche ore dall'imponente manifestazione tenutasi sabato a Roma, è stato fatto esplodere un ordigno nella sede della CGIL di Castel di Lama. Un'esplosione che, oltre ad aver danneggiato gravemente l'ingresso della sede della CGIL, ha anche mandato in frantumi, causa la deflagrazione, i vetri di una palazzina di fronte alla sede stessa. Al momento non ci sono rivendicazioni. Beh, sicuramente è un fatto angosciante più che brutto, perché chi si nasconde, chiaramente atti teppisti di questo tipo contro sedi sindacali che sono il simbolo del lavoro, e soprattutto in un momento in cui, anche come a due giorni dalla manifestazione, questa grande manifestazione per il lavoro, per i giovani, per il futuro, per i pensionati, sicuramente un atto che, se penso di intimidire la CGIL, non ci fermiamo di fronte a queste cose.